in versione animatronica. Ragazzi, vi aspetto il 6 e 7 aprile a Romix di Roma. Mi raccomando, portate i vostri libri che ve li firmo tutti e anche disegni. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo. Qualcuno ha avuto la strana malsana idea di creare un vero catnap in versione appunto reale, realistica? Ma io li voglio conoscere questi qua. Però prima di andarli a vedere, oggi andremo a cercare le migliori creazioni di Poppy Playtime in capitolo 3. E non sto parlando di questa. Assolutamente no. No, insomma, se volete un vero catnap nella vita reale, cliccate il tasto iscriviti e lasciate un sacco di pollici in su. Ora, andiamo a vedere queste creazioni. Ah, YouTube è un posto magico dove si può trovare di tutto, anche una Robby vestita da Huggy Wuggy. Lo so, l'ho dovuto fare per la scienza. Ma noi dobbiamo vedere le migliori creazioni e come crearle. Perciò YouTube Home, aiutami tu. Tutorial dei come ACR e il Grab Pack 2.0 nella vita reale. Direi di iniziare con questo. Come fare le cose nella vita reale? La mano azzurra. Aspetta un attimo, che io ho lo spagnolo. La mano azzurra e la mano morata. Bellissimo. Ok, come crearlo? Ma tu sei un mito, ragazzi. Questo qua ha fatto il vero Grab Pack 2.0. No, io che mi sono andato a comprare quasi 300 euro di Grab Pack. Che sto aspettando pazientemente. Poi ve lo faccio vedere. Spara pure le mani. Allora, spara le mani o cadono le mani? C'è un'enorme differenza. Materiali: cinta. Quella non mi sembra una cintura. No, scherzo. E scotch, ovviamente, scotch. Prossimo: rotoli di cocogna o di cicogna, vabbè, quello che volete voi. Se ce la se avete un pellicano, anche i rotoli di pellicano. Rollò di banane, minimo 4. Prima cosa, per fare la mano, copia e incolla la mano giustamente, poi stampala. Ragazzi, non ci voglio credere. Ma perché ho fatto quello là tutto? Vabbè, dai. Questo è fatto con la carta, ci può anche stare. Ok, ora che abbiamo stampato le nostre bellissime mani e messo sui cartoni, prendete i rotoli di banana e attaccateli alla mano. Questo fa la parte del grab pack, ok? Lo devo per forza dire. Questo è Art Attack. Ma alla fine di tutto questo, ragazzi, voi avrete il vostro bellissimo Grab Pack. Vediamolo. Yeah, che bello. E come vedete, spara anche le mani. Non è vero, in realtà non è vero. Spara le mani. Ragazzi, tutto molto bello, ma io devo arrivare a questo video, che è un catnap reale che sputa fumo rosso. Ma non lo vediamo ora, lo vediamo alla fine. Lego Poppy Playtime. Costruire un catnap Lego? Devo vederlo. Iniziamo. Noob, costruire un catnap Lego. Ah, ma forse tipo prima lo costruisce al computer e poi lo fa con la stampante 3D e viene un catnap Lego, giusto? Quindi questo è un catnap versione nabbo. No, l'ha stampato. Sì, è quello reale. Pensavo fosse in computer grafico, invece no, è reale. Ok, l'ha stampato ed è reale. Fantastico. Fatto proprio con i Lego. Anzi, con i Ogel. Andiamo alla versione pro. Ok, versione orp. Scusate. Lo so che, vabbè. Quindi la versione orp, che è per veramente veri orp, è un pochino più grande. Vediamo come viene questa versione orp. Bella. Molto, molto bella. Sì, mi piace, però ancora non è la versione che voglio io. Io voglio la versione hacker. Ok, siamo alla versione wrecker. Ok, ha fatto la faccia. No, vabbè ragazzi, ma questa roba da stampare in real life è troppo difficile. Però basta che la mezza l'ha stampata ed ecco qua la versione hacker. Adesso quindi vediamo la versione enorme. La versione God, anzi Super Saiyan God. Ok, la versione Super Saiyan God
ha tantissimi dettagli. Guardate ogni singolo pezzo. Cioè, guardate! Guardate quanti tasselli! Vediamo com'è in versione God. Ha il suo perché. Non me lo vorrei ritrovare sotto il letto, sinceramente. Immaginatevi quando andremo a vedere l'animatronic enorme nella vita reale. Che peggio di questo! Dog Day fatto con la plastilina. Stupendo. Queste sono le creazioni che mi piacciono, che vorrei fare anche io. Praticamente fanno queste cose con la plastilina. Poi c'hanno gli attrezzini piccoli. Il problema è che poi penso che si rompano. Oh mamma mia. Ma tu sei un mito. Ragazzi, un like ora se vi è piaciuta questa creazione di Dog Day. Prossimo. Che cos'è questo? No, Caterpillar per sempre con la plastilina, ma lo sta smontando. No, ho capito, lui l'ha distrutto per andare a ricreare la sua versione mini. No. Bellissimo! Qualche anno fa avevo fatto vedere in questo video una cosa bellissima, ovvero il fatto che avessero creato un Huggy Wuggy in versione magnetica. Come vedete, questa, che era fantastica, stupenda. E poi l'hanno messa dentro le ventole. Bene, avranno fatto la stessa cosa con Poppy Playtime capitolo 3? Andiamo a vedere. Ragazzi, che bello! Catnap da incubo magnetico. E questo è Bobby Berang. Ciao Bobby. Mannaggia a te Bobby. Ok, questi sono tutti gli Smiling Critters. Lui va a creare gli Smiling Critters. Questo in questo caso dovrebbe essere Nightmare Catnap. Ma io voglio vedere il momento in cui li prende e li distrugge questi magneti. Che bello il magnetismo, è stupendo. Anche io vorrei fare le creazioni con i magneti. C'è solo un problema. Mi attaccherei al frigorifero da solo. Non voglio essere attaccato al frigorifero. Però questo è il nostro Nightmare Catnap. Ok, lui è nella fase di montaggio. Sta attaccando tutti questi magneti. Perché l'ha messo sopra una specie di piedistallo? Ah, ora sta facendo tipo le gambe. Ok, sta facendo le gambe. Gliele sta attaccando. Solo che non si regge in piedi. Questo potrebbe essere un problema. Cioè, se gli togliessi questo qua di sotto, lui cascherebbe malissimo. È il momento della distruzione. Fammela vedere. Oh, mannaggia a te. Ma perché ce l'hai con questi jumpscare? Oh. Sì, distruction. Wow, che bello. Ma che brutta fine che fanno. Vai. Oddio. Bene, ora è il tuo turno, Nightmare Catnap. Vediamo cosa succede a lui. Oh, fantastico. Vai. È proprio tutto distrutto, staccato. Io pensavo che si aggrovigliasse intorno al mega magnete, invece no. Passiamo alle prossime. Vi vorrei far vedere una cosa. Una delle peggiori creazioni di Bobby Berag che io ho. Al mio schiocchio di dita mi apparirà in mano. Cioè, ditemi voi se non è la roba più brutta che abbiate mai visto. Però questo è per un altro video. Ragazzi, avete mai sognato di avere un peluche di Dog Day tutto vostro che sia a poco costo e realistico? Bene, eccolo qua. Io ho creato Dog Day Poppy Playtime 3 Deep Sleep. Pronti, via! Ragazzi, questo è Dog Day! È spaventosissimo! Ok, non è proprio spaventoso, ma è un tenero cucciolo. Sempre meglio di questo, penso, no? Vero? Ma come è stato fatto? Allora, questo è il come. Dovete avere delle unghie lunghe, tanti cartoncini colorati e un peluche di Dog Day. Che vuol dire un peluche di Dog Day? Ma tu quando l'hai fatto sto peluche di Dog Day? Scusa. Vabbè, questo è quello che esce. Prima cosa, prendi un cartoncino.
prendi della bolla. Però a me non mi interessa di creare il tunnel, io devo creare il peluche. Creiamo il peluche. Prendi due batuffoli di orecchie. Prendi tanto bambagia oppure ovatta, insomma qualcosa di morbido. Mettilo dentro e cuci. Ragazzi, mi raccomando, non utilizzate voi yagi, fateli usare da vostra madre. Se vostra madre non vi vuole creare da sé il peluche, ditele che non le fate più vedere, c'è posta per te, va bene? Cioè, guardate come hai fatto bene. Queste sono persone professioniste. Poi prende e l'attacca. Ah, adesso sta creando ovviamente il contorno della bocca. Ma io non ho capito perché è così scuro. Poi la rende più chiaro, vediamo. Allora, ha fatto una parte arancione, ma l'altra parte l'ha fatta rimanere così. Adesso con la colla a caldo gli sta incollando gli occhietti. Ma non mi piace scuro. Ciao Dog Day, ciao. Mi fa paura quella. Bello, bello, mi è piaciuto. Passiamo al momento che stavo aspettando. E dopo tutte queste creazioni bellissime che ci sono in questa home page, qualcuno, i Wicked Makers, hanno creato tantissime robe bellissime. Vi lascio il link del canale sotto in descrizione. Hanno voluto creare un mega animatronics reale di Cat. Allora, devono creare prima la struttura. Quindi hanno creato la struttura. Ragazzi, una struttura motorizzata. Cosa stiamo dicendo qua? Quanto gli è costato? Loro hanno fatto pure i veri animatronici di FNAF. Quant'è difficile fare una roba del genere? Bellissimo! Poi continuando, hanno creato tutta la struttura, l'hanno scocciata e hanno fatto praticamente quelle che sono le gambe, le costole. Molto molto bello. Ma quindi si può muovere anche i piedi? Io qua voglio arrivare, si può muovere? Beh, hanno creato il movimento della schiena. Ora devono fare la faccia. Ovviamente per fare la faccia devono stamparla. Che cos'è questo? Ah, spugna espansa. Cioè questo è un intero blocco di spugna. E loro cos'è che devono fare? Ah, devono scolpire la faccia di Catnap. Ok, ok. Quindi ovviamente tutta l'attrezzatura, perché giustamente, se no come fanno? No, non ci voglio credere. Cioè sto coso elettrico. E stanno scolpendo tutta la faccia. Questo è il fronte ovviamente, perché gli devono dare la faccia. Io mi mettevo sto tipo di mascherina quando io e mio padre facevamo il presepe, perché mio padre faceva il presepe con la legna. Un'eternità dopo. Are you kidding me? Come on. È incredibile. Hanno creato appunto la faccia di Catnap con la spugna. Stupenda. Ora viene la parte più difficile, perché non ho capito questi quel che vogliono fare. Devono creare una macchina di fumo rosso all'interno di Catnap che esce dalla bocca. Cosa? Ma voi siete pazzi? Come fate? Ok. Ok, hanno praticamente smontato una macchina di fumo e gli hanno ricreato attorno un'altra struttura per renderla più piccola. Ok. E devono attaccarla dietro la maschera. Come fanno? Quindi ha creato tutta la roba. Che non è la maschera di fumo, è quella per far girare la testa, va bene. Ci hanno creato un buco dietro. E gliel'hanno messa là, ci entra. Perfect. Mwah! Number one, numeri due, numeri uno, tutto. Ok, ora la stanno montando. Ok, la stanno montando, sembra reggere. No, non regge, non regge, sta crollando tutto. Tra l'altro hanno messo pure il pluriball per espandere qua, giustamente. Stavo pensando che praticamente alle protezioni, se sbatte un ginocchio non gli fa niente, c'è il pluriball. Come sarà venuto il tutto, soprattutto dove hanno messo
il fumo rosso. Ok, ci siamo. Oh, ok, ora gli devono caricare un programma per animare l'animatronics. Ma io voglio vedere proprio il fumo rosso. Allora, questa è la struttura completa. Come vedete è ancora attaccata. Non penso che si possa muovere avanti e indietro, però vediamo. Eccolo. Questo è il dietro della schiena. Questo è il davanti. Queste sono delle creazioni pazzesche. Ecco il fumo rosso. Vabbè, che bello. Bravissimi. Dai, tutto il completo, ti prego, tutto il completo. Eccolo, si muove. La testa. Il dietro, il fumo rosso. Miti, bellissimo. I migliori, i migliori. Ragazzi, io direi che questo video su le migliori canzoni di Pop e Petem lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai fatto, lasciate un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lorenzo è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.